una nuova edizione del nostro telegiornale TG Oggi. Casozzi, insieme ad altre associazioni torinesi, è impegnata nell'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina. Un primo gruppo di bambini sono arrivati dalla zona di Odessa. Alcune di queste famiglie sono ospitate a Casa Ozze e i bambini vengono assistiti dall'ospedale Regina Margherita. Cambiamo argomento. Durante le settimane delle Olimpiadi invernali, Casa Ozze ha accolto alcuni campioni olimpici, tra cui Carlotta Gilli, una campionessa paralimpica che ha vinto 2 medaglie d'oro, 2 d'argento e una di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020. I Giochi di Tokyo sono stati un successo per Carlotta Gilli, nonostante un lungo stop dovuto alla pandemia. La campionessa ce ne ha parlato a Casa Oz. Non sono mai stata così tanto fuori dall'acqua. Noi stiamo massimo un mese, 4 settimane, quando ci va di lusso nella pausa estiva. E di conseguenza è stato strano perché non sapevamo come affrontarla. Quando abbiamo ricominciato, le sensazioni in acqua non erano quelle che volevo, i riscontri cronometrici non erano quelli che volevo e quelli che dovevano arrivare. Sono stati mesi difficili, sono stati mesi veramente lunghi, in cui però ho cercato di focalizzarmi veramente solo ed esclusivamente sul mio obiettivo, quindi l'europeo e poi Tokyo. Oltre ad allenarsi, Carlotta incontra spesso i giovani e tiene molto a trasmettere loro un incoraggiamento. Non lasciarsi abbattere dalle difficoltà e credere nei propri sogni. Secondo la nuotatrice, ognuno è normale nella propria diversità. La normalità per me è la quotidianità. Tante volte al giorno d'oggi si distingue tra persone cosiddette normali e persone disabili. Ora, questa è una distinzione che grazie a Dio al giorno d'oggi ci stiamo superando e spero veramente che venga eliminata. Le persone disabili non sono persone diverse, ma sono persone che hanno una loro normalità. Ognuno di noi è diverso, che abbia una disabilità o no, ma le persone stesse senza disabilità non sono uguali tra loro, quindi ognuno è normale a modo suo. E allo stesso modo le persone con una disabilità sono diverse tra di loro e di conseguenza normali a modo loro. Quindi a me piace semplicemente dire la normalità, dire che è la quotidianità di ogni persona, di ognuno di noi, che alla fine ce la creiamo noi, no? Da quando siamo bambini, passo dopo passo, giorno dopo giorno ce la andremo a creare noi, seguendo i nostri sogni, seguendo i nostri obiettivi, e per forza di cose non può essere uguale a quella di un altro. Rimaniamo in tema, perché tra le attività di Casa Oz c'è anche il nuoto. Dopo la lunga chiusura delle piscine per la pandemia, anche Casa Oz ha ripreso l'attività di nuoto alla Lido e alla Parri di Torino. I partecipanti sono una ventina, divisi in 2 giornate. Il nuoto è seguito dall'istruttrice Arianna Calvisio, supportata da educatori, volontari e personale del servizio civile. In acqua si può imparare divertendosi e tutti riescono a trovare una propria dimensione. Il nuoto si presta a ogni livello di esperienza e abilità. Per questo è una delle attività preferite a Casa Oz. A Casa Oz succedono tante cose belle, tra cui una famiglia delle residenze ha trovato casa proprio vicino a noi e dopo 2 anni è pronta a intraprendere una nuova strada. Noi ci siamo fatti raccontare le loro emozioni. Per me era difficile il cambiamento da Albania a venire qua a Italia, perché la lingua non lo sapevo. È tutto cambiato per me e sono arrivato qua e ho trovato un'altra vita, però pensato che era difficile, però per me era facile perché tutti mi hanno aiutato. A Casa Oz per quasi 2 anni mi ha aiutato essere ospiti qua e adesso abbiamo trovato una casa e siamo contenti perché vabbè, Casa Oz mi ha aiutato per un po' di tempo, quasi 2 anni, però non possiamo stare sempre così. Questo è un passo avanti e siamo contenti, siamo felici, piano piano. Quali sono i momenti più felici del percorso di tuo figlio e tuo? Momenti più felici sono quando ho visto Yael andare avanti con tutti i problemi che ha passato, sempre è andato avanti, e questi sono i miei momenti più felici.
Adesso io e l'iniziato a scuola e va avanti con tutti, uguale. Per me questo è cosa più felice. Casozza ha partecipato al progetto Lettere della Felicità. Per noi sul posto era presente la nostra inviata Rosa. Vi è mai capitato di ricevere una lettera da uno sconosciuto che parla di felicità? Il 20 marzo le fonderie Ozanam di Torino hanno ospitato Lettere della Felicità, iniziativa che ha coinvolto più di 1.400 partecipanti e 34 autori da tutta Italia. Hanno inviato lettere in cui raccontano cos'è per loro la felicità, spedita a destinatari sconosciuti. L'iniziativa è promossa da Art Way of Thinking nell'ambito BEO Ingredienti di Comunità, vincitore del bando Civica 2019, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Gli ospiti hanno potuto aprire e leggere lettere di scrittori, studenti e abitanti di 26 comunità residenziali che sono state raccolte durante il lockdown del 2021. Ai nostri inviati è piaciuto leggere le lettere, in particolare la lettera di una bambina che scriveva al nonno che non c'è più, o quella di una signora anziana che da una casa di riposo ha raccontato la felicità come se fosse una ricetta. Continua la nostra scoperta delle attività di Casa Oz e ora vi presentiamo il laboratorio di arte. L'arte è da sempre protagonista a Casa Oz. Abbiamo incontrato Elisabetta Reali, che ci ha raccontato il laboratorio in corso con i ragazzi. Questo percorso si chiama Storie di Storie. È un lavoro sulla narrazione, ma anche sulla musica. E stiamo sviluppando delle interpretazioni attraverso tecniche grafiche, pittoriche, il disegno, di favole musicali. Adesso stiamo lavorando sul Carnevale degli animali di Camille de Saint-Saëns. L'arte è uno strumento importantissimo e potentissimo come la cultura, la conoscenza, e quindi diciamo che è un mezzo per anche esprimersi di più e tutti assieme. E questo credo che sia il grande potere del fare laboratori attraverso l'arte, quindi scoprire ed esplorare quello che sappiamo già, quello che non sapevamo e costruire un po' dei mondi nuovi, no? Tutti assieme. Da quest'anno l'attività è diventata più intensa grazie alla collaborazione con il Parco Arte Vivente, che si trova a Torino. I partecipanti si incontrano tutte le settimane per esprimere la loro creatività. Questa era la nostra ultima notizia, continuate a seguirci su casaoz.org. Vi salutiamo con le immagini del Carnevale di Casa Oz. Un saluto dalla redazione.